Silvia Toffanin piange, il racconto straziante di Eleonora Pedron. Eleonora Pedron racconta lutti da Silvia Toffanin, la conduttrice scoppia in lacrime. Eleonora Pedron si è raccontata alle telecamere di Verissimo e ha commosso Silvia Toffanin. Precisamente è stato il videomontaggio che riassumeva la vita della Miss Italia, costruito ad arte dal giornalista Gabriele Parpiglia, a gettare Silvia in un pianto che sembrava non riuscire a contenere. Con gli occhi lucidi, le due donne hanno seguito le immagini che scorrevano, dall'infanzia della Pedron fino alla prima tragedia che l'ha toccata nel profondo. Aveva infatti solo 9 anni quando un brutto incidente stradale le ha strappato per sempre la sorella Anives. In quel contesto i genitori, vedendo Eleonora sempre più triste, hanno pensato subito di reagire in positivo e regalarle un piccolo fratellino. Nel frattempo la Pedron cresceva ed era la più bella del paese, anche sua nonna si è accorta della sua bellezza e l'ha quasi costretta ad iscriversi a Miss Italia. Correva l'anno 1999 e Eleonora è arrivata tra le prime 20. In un primo momento però ha abbandonato la carriera televisiva per dedicarsi al lavoro. Di mattina lavorava all'ufficio anagrafe, di pomeriggio come segretaria presso un avvocato. Il mondo dello spettacolo però la tirava e infine ha deciso di partecipare ai provini di Striscia la Notizia che come ogni anno cercavano una velina bionda, peccato però che anche in quell'occasione è successa un'altra disgrazia. Silvia Toffanin incredula della storia di Eleonora Pedron, i drammi della Miss Italia. Eleonora Pedron da Silvia Toffanin ha infatti raccontato che il padre ha insistito molto per accompagnarla a Milano per fare i provini per il TG satirico. I provini sono andati benissimo, ma di ritorno verso casa è accaduto un ennesimo incidente, lei e suo padre si trovavano vicino Venezia e l'uomo ha perso la vita all'interno della sua autovettura. In quel momento, Silvia ha chiesto come fa a vivere con dei dolori così forti, e Eleonora ha risposto che cerca sempre di circondarsi di persone positive, che hanno il sorriso stampato in faccia. Infine, la Toffanin ha ammesso che mentre analizzava con i suoi autori l'intervista che avrebbe fatto alla Miss Italia, era consapevole della morte del padre, ma non sapeva affatto della morte della sorellina, in quel momento le è venuto un nodo allo stomaco. Insomma, come si fa a sopportare la morte di due persone carissime? Eleonora ha risposto semplicemente che questa è la vita, e bisogna accettare con il sorriso tutto ciò che ci regala o ci toglie.